quest'anno, come si vede non siamo tanti, ma questo fa parte delle regole del gioco di Bologna, città difficile per le iniziative pubbliche, ce ne sono sempre troppe contemporaneamente, però tutto questo è registrato, sarà reperibile, studiabile in internet, viene visto e quindi va bene. Noi invece abbiamo il privilegio di essere qui di persona. Allora, benvenuti all'Istituto Padre Museo della Resistenza, che ospita questa mostra che è stata voluta dal Centro Caprara, dal Cospe, da Exequo e dallo stesso Istituto Padre, con la collaborazione dell'Istituto per i Beni Culturali e con il sostegno dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. I soggetti che si sono mossi per promuovere questo lavoro non sono casuali, evidentemente ognuno di loro ha dei legami forti con alcuni degli aspetti sollevati da questa mostra o con tutti gli aspetti di questa mostra. È una mostra che è composta di due parti, una attuale, riconoscibile per l'evidente modernità, diciamo attualità delle fotografie, anche dal punto di vista grafico, e da una parte storica relativa alla costruzione e alla pratica del razzismo italiano in epoca fascista, che è una selezione di pannelli della mostra L'offesa della razza dell'anno 2006, che era già una diciamo esposizione didattica dei risultati di una precedente mostra della missione della razza che per prima in Italia aveva posto il problema dello studio del razzismo italiano. Abbiamo con noi stasera per discutere degli aspetti storici di questi temi Francesca Panozzo, che fa parte dell'Istituto Storico di Rimini, che è collabora con il Museo Ebraico di Bologna, che è una studiosa di didattica della Shoah, e Gianluca Gabrielli, che qui tutti conoscete, studioso del razzismo italiano, in particolare studioso del razzismo anti-africano e coloniale, e uno degli autori, dei realizzatori della menzogna della razza del 94, dell'offesa della razza del 96 e di questa mostra. Quindi conversare con loro, viste le loro competenze, vista la loro lunga pratica con il tema, significa poter interloquire con competenze e esperienze straordinarie. Per questo li ringraziamo molto e chiediamo loro non già un racconto del razzismo italiano, del razzismo italiano che in qualche misura è restituito dalla mostra e possiamo evidentemente, sul quale possiamo informarci evidentemente altrove, ma gli chiediamo di pronunciarsi invece sulla natura della comunicazione di conoscenze storiche che loro hanno, che loro divulgano, ma come ci si può rapportare, come queste conoscenze sono trasferibili non solo dal punto di vista didattico o pedagogico, ma anche proprio dal punto di vista della struttura stessa della disciplina. E quindi come sono strutturate le loro conoscenze nel campo e quindi come sono evidentemente e possibilmente trasferibili. Gianluca, grazie. Dunque, io un paio di anni fa sono andato a Roma perché c'era un convegno sulle leggi razziali rivolte agli africani, cioè sul ricordo dopo tanti anni delle leggi razziali rivolte agli africani. 2017, erano 1937, era la legge vera e propria, 2017 c'era una ricorrenza. E mi ricordo che preparando un intervento in quella situazione, visto che ci avevo lavorato su questi temi qua nel passato, nel 1994 così, l'impressione grossa era che avessimo fallito nell'obiettivo di comunicare, di rendere conosciuto quello che era successo. C'era stato un fallimento, bisognava prendere atto di un fallimento. Dal 94 al 2017, più di vent'anni, e nel 94 tiravamo fuori dei materiali
che già si sapeva che esistevano, no? Che già erano stati divulgati, non era una scoperta di un documento rivoluzionario, ma era semplicemente la rimessa in ordine di materiali sul razzismo coloniale che gli studiosi conoscevano. Però se adesso, nel 2017, o ancora adesso, andassimo a chiedere a un giornalista medio del Corriere della Sera cos'è stato il razzismo coloniale italiano, quale legge, no? Quando, che anno, probabilmente non lo saprebbe. E quindi io credo che proprio da lì si può partire, nel senso che io credo che la storia della presa d'atto del fatto che l'Italia ha un passato razzista sia stata una storia molto faticosa negli ultimi 20-30 anni, che ha riscosso solo parziali risultati. Nell'ambito dell'antisemitismo, noi in questa mostra qua li abbiamo tenuti insieme i due filoni, considerando che hanno alcuni elementi a che fare l'uno con l'altro, hanno delle autonomie anche molto forti, è interessante studiarli insieme. Ecco, l'antisemitismo negli ultimi anni, con il giorno della memoria, ha subito una crescita di conoscenze, anche se anche di misconoscenze, anche di superficialità, comunque dopo magari... Forse abbiamo fallito anche lì, forse. Però in maniera diversa. Sul razzismo coloniale praticamente c'è l'inesistenza. Il giornalista del Corriere della Sera direbbe: ma sì, ma davvero, ancora oggi. Invece cosa c'è stato, giusto per ricordarcelo? C'è stato nel 35-36 l'invasione da parte di Mussolini dell'Etiopia. Un'invasione di massa, cioè una guerra coloniale condotta dalle masse, 500.000 tra militari e operai, 500.000 maschi che vanno in colonia. Si innestano su una colonia, su una vita coloniale, l'Italia ha già delle colonie, conquistate in epoca liberale e rafforzate in epoca fascista, colonie in cui esiste il razzismo. È un razzismo abbastanza evidente, è il razzismo che serve a convincere il soldato ad andare a combattere, perché si porta la civiltà, perché questi popoli non sono civili, i discorsi che circolano nei libri scolastici. E poi è un razzismo di fatto, i bianchi maschi che vanno in colonia fanno di più di quello che potrebbero fare le persone nere, le persone africane. Si possono permettere di più, possono permettersi violenza nei momenti di guerra e di conquista, anche le donne possono permettersi dominio, superiorità. Quella è una prima tipologia di razzismo in cui l'Italia non ha grosse differenze, se non delle articolazioni diverse rispetto agli altri grandi colonialismi, inglese, francese, belga. Ci sono delle differenze perché si articola diversamente, però quel razzismo è un razzismo che fa parte della nostra storia, dimenticato, anche perché è parte del razzismo della storia dell'Italia liberale, quindi più facile da dimenticare. No, in quell'epoca assolutamente no, però esiste. Quello che succede nel 35-36, quando Mussolini invade l'Etiopia, è proprio un cambio di marcia. Cioè, ci sono delle vignette che lo mostrano bene, ci sono delle vignette, delle cartoline che vengono distribuite nella prima parte della guerra ai militari e che, come la canzone Faccetta Nera, servono a convincere ad andare a combattere. Le donne, i combattenti africani pronti alla fuga perché poco coraggiosi, le donne africane disegnate come belle e disponibili sessualmente. Perché? Perché la canzone Faccetta Nera stessa indica una situazione di questo tipo, un'Africa come luogo da conquistare e da appropriarsene da parte del maschio italiano, europeo. Quindi razzismo e sessismo di primo tipo, un'appropriazione dell'altro. Una cosa che era già anche codificata quasi in colonia, nella forma del madamato, cioè i maschi bianchi che stavano in colonia, che stavano per 4, 5, 6 anni e poi tornavano in patria, facevano carriera e si affittavano delle donne, delle giovani donne locali per tenerle come serve di casa, mogli temporanee e però serve anche sessuali. Era una consuetudine non solo italiana, però molto radicale. Questa cosa comincia a spaventare Mussolini nell'epoca di una guerra di conquista di massa. Comincia a pensare Mussolini che questi avvicinamenti, seppur nel segno della subordinazione di donne locali agli uomini in colonia, potrebbero
falsare le gerarchie, creare dei problemi alla gerarchia della superiorità della razza bianca. E quindi viene cambiato di segno il razzismo coloniale. Il madamato viene proibito, prima con circolare e poi con una legge, che è la prima legge del razzismo italiano del 1937. Cioè il razzismo di Stato italiano, parte un anno prima dell'antisemitismo, proibendo le relazioni di indole coniugale e punendo non i bianchi, non gli africani, ma i bianchi, in quanto traditori del prestigio superiore della razza bianca. E quindi lì si innesta una serie di processi fatti ai bianchi, che vengono accusati di avere tradito la superiorità razziale perché sono stati sorpresi ad avere rapporti con donne locali, perché non è più possibile, perché il razzismo di primo tipo è finito e si innesta un razzismo di secondo tipo di separazione razziale. L'anticipazione di un apartheid di tipo sudafricano, praticamente la costruzione di una società coloniale dell'Italia fatta in maniera separata. Ci sono sentenze particolarmente interessanti perché i giudici, nell'andare a vedere se il bianco era colpevole o meno, andavano a vedere se c'era affettività sostanzialmente, cioè se il bianco pagava la donna e poi la donna dopo la relazione se ne andava, la donna era, e l'uomo era innocente. Se invece le faceva dei doni, allora il dono, certo, il bianco si difendeva, ma questa era una remunerazione fatta attraverso un dono, però il giudice diceva no, un dono è qualcosa di più, c'è un'affettività, c'è una relazione, e quindi questo significa abbassare la differenza, la distanza, la gerarchia, e quindi c'è colpevolezza. Se dopo l'amplesso si mangiava allo stesso tavolo, c'era colpevolezza. Se invece la donna veniva mandata fuori da stanzini costruiti fuori dalla casa dell'italiano a mangiare, allora in quel caso non c'era colpevolezza. Se si rimaneva a dormire nello stesso letto, c'era colpevolezza. Se invece dopo l'amplesso veniva mandata via, allora c'era l'innocenza dell'italiano. Questa seconda modalità di razzismo coloniale non è conosciuta in Italia. Invece esistono le sentenze, tante pubblicate, perché? Perché la magistratura doveva capire come punire questi italiani che tradivano la loro razza superiore, e quindi andava a verificare, cioè, le riviste pubblicavano queste sentenze, perché se l'Italia non avesse perso le colonie, questa era la società coloniale che avrebbe creato, una società coloniale in cui la separazione e l'apartheid erano rigidi, e in cui si andava a verificare nelle relazioni di affettività se c'era il tradimento della razza superiore. Ecco, questa cosa qua, a mio parere, negli ultimi anni, poi mi fermo in questo primo intervento, negli ultimi anni non è passata, e questo ci ha creato un grossissimo svantaggio nell'avere a che fare con le nuove forme di razzismo che riemergono. C'è sempre l'idea molto forte che l'Italia, che il passato degli italiani sia un passato pulito, esente da ogni macchia razzista. E invece è un passato che probabilmente è emblematico delle modalità disumane che può raggiungere il razzismo quando viene costruito viene allestito per costruire società utopiche, anche se utopiche in senso negativo, perché quella che si cerca di costruire in Africa è una società utopica in cui la razza bianca, le razze sono disposte gerarchicamente, separate, e la razza bianca costruisce la civiltà a discapito delle altre razze inferiori. Ecco, questo a noi è mancato negli ultimi anni. Bene, grazie Gianluca. Antisemitismo. Intanto grazie per questo invito, e soprattutto grazie per aver creato una possibilità di incontro, di scambio, perché mi piacerebbe poter dire che parlare di antisemitismo oggi sia semplicemente un esercizio intellettuale, e invece purtroppo di 2 settimane fa uno degli ultimi report sull'antisemitismo che dice che un cittadino europeo su 4 si comporta, agisce, risponde come antisemita.
e addirittura questo 1 su 4 diventa 1 su 2 se andiamo in alcuni paesi europei come può essere l'Ucraina, la Polonia e l'Ungheria, per cui purtroppo non possiamo essere tranquilli da questo punto di vista, anzi c'è ancora tanto da fare. In Italia l'antisemitismo è stabile, non cresce ma è costante, c'è un 11% fisso di italiani che si può definire come antisemita puro, cioè che risponde con aggressività a domande che riguardano gli ebrei, o un antisemitismo che possiamo dire ancora più attuale se riguarda Israele. Quindi la domanda dove abbiamo fallito, cosa non è passato, qual è il messaggio, in fondo l'Italia è uno dei paesi che ha una legge sulla memoria più antica del 2000, quindi i ragazzi che si sono laureati e che si sono diplomati l'anno scorso hanno fatto l'intera carriera scolastica sotto la legge del giorno della memoria, quindi anche se fuori curriculum, anche sia dalle elementari alle superiori, si sono sentiti ripetere dovete ricordare. Allora forse l'errore, condivido con voi, poi magari vorrei che questo fosse più un dialogo che un monologo, ce lo siamo detti, insomma l'avevamo pensata così, allora forse l'errore è proprio in un paese che parla di memoria e si è allontanato dalla storia. Allora forse quello che manca a noi è un ritorno allo studio della storia. E allora per questo dicevo grazie anche per questa occasione, perché una mostra di questo tipo è anche un'occasione per ritornare alla storia, perché prima di ricordare qualcosa dobbiamo sapere che cosa è successo. E allora, anche perché invece l'antisemitismo anche in Italia ha una componente irrazionale. Cos'è l'antisemitismo? L'antisemitismo può essere definito come sentimento di odio manifesto o nascosto nei confronti degli ebrei. Allora, in quanto sentimento, ha una componente irrazionale. E questa componente irrazionale, spesso per spiegarla ad esempio ai ragazzi, mi rifaccio a una persona che ha che tocca ferro o fa le corna quando ha una superstizione, no? Quando deve provare a rigettare indietro un qualcosa che non gli piace perché o cambia strada se un gatto nero ha appena attraversato. Perché si è superstiziosi? In realtà si è superstiziosi perché ci è stato insegnato a essere, non che qualcuno ci abbia istruito, ma lo abbiamo raccolto dalla società quasi per osmosi, perché è un qualcosa che si trasmette anche con un semplicemente col linguaggio, parlando in un certo modo, usando determinati termini con determinati significati. E allora si tocca ferro e si dice vabbè non ci credo, però intanto lo faccio, non si sa mai, e ho portato avanti questo atteggiamento. E l'antisemitismo ha una stessa componente irrazionale in quanto sentimento, per cui lì dobbiamo andare a lavorare, lì dobbiamo andare a capire come c'è stato trasmesso l'antisemitismo e che tipo in questo caso di antisemitismo ha utilizzato il fascismo, un antisemitismo che ha una componente biologica, che appunto parla di razze, di una gerarchia di razze, e gli ebrei sono addirittura una sottorazza, sono identificati come addirittura come virus, come qualcosa da cui prendere le distanze, essere lontani, stare lontani. E questo è un qualcosa che
l'educazione fascista ha fatto, l'educazione nazista ha fatto, perché ha fatto vedere nel diverso e nell'ebreo qualcuno da tenere a distanza. E quindi rivedere il percorso che il fascismo ha fatto nell'educare all'antisemitismo ci deve far capire come una delle chiavi, forse la più importante per noi oggi, è proprio la stessa, l'educazione. Dobbiamo andare ad agire negli stessi meccanismi. Dobbiamo andare, questa mostra lo fa, capire come si costruisce il diverso, perché è un percorso fatto di tappe. E, non so, poi magari riprendiamo alcuni argomenti, però come introduzione a questo vorrei dire: il ritorno alla storia e l'educazione come chiave per combattere l'antisemitismo, perché l'antisemitismo in Italia c'è, nonostante sia uno appunto dei paesi che ha lavorato di più sulla memoria. E allora forse è proprio lì la mancata comunicazione. Molti ragazzi oggi, che appunto per tutta la loro carriera scolastica si sono sentiti ripetere le stesse cose, credono di sapere. Ma io questa cosa la so già. In realtà sanno una superficie, sanno, ho sentito dire prima, parlavamo, noi abbiamo tante informazioni, ma la conoscenza è altro. Quindi si pensa di sapere, in realtà poi se si scava un pochino si capisce che no, in realtà non sappiamo, dobbiamo fare un passo ulteriore. Quindi questo com'è. Grazie, molti spunti molto interessanti. Georges Bensoussan, che lo conosco benissimo, è uno studioso francese dell'ebraismo, ma in particolare della Shoah, ha sostenuto che ogni sforzo di informazione è assolutamente inutile, perché l'antisemitismo è una passione, e tra passione e ragione notoriamente vince la passione. Quindi è inutile costruire strumenti razionali elementari. Occorre un'operazione molto più raffinata, molto più di lungo periodo. È quello che diceva Francesca. È un sentimento, dunque ha una dimensione irrazionale. Allora, per scavalcare, per superare questa dimensione irrazionale, occorre fare esattamente quello che ha fatto il fascismo. Cioè, questa mostra può essere letta alla rovescia. Dovremmo fare come loro. Cioè, il fascismo cosa fa? Ha un paese che ha dei blandi.